ともたてず奴の笑いが近づく。手に入れた自由のバッツバッツ、君の笑顔よぎる影が浮かぶ。振り払えまだ間に合うさ。 Don't look back、 光輝く。 Don't look back、 夢を見るなら。燃えるような貝殻Da 30 anni, quattro giganteschi meteoriti piovuti dal cielo troneggiano su Megalo City, eppure i suoi abitanti non hanno mai compreso il loro vero significato. Oh! Il meteorite sta emanando una strana luce blu. Io vado a vedere. Qui c'è sotto qualcosa. E io lo scoprirò! Ancora! Taro! Oh. Taro, lo hai visto anche tu? Sì, è la prima volta che succede. Ma di cosa è fatto? Che succede? Aiuto! Shinji! Shinji, sei vivo! Shinji, rispondimi, Shinji! Oh no! Devo andare immediatamente ad avvisare la polizia! Fuga dallo Yomalite! Siamo alle solite, ragazzi. Ma perché ci deve sempre chiamare a quest'ora della notte? Memory ha detto che vuole mostrarci qualcosa di particolare. Sì, probabilmente ci dirà: ecco, questo è il mio fidanzato. Questa sì che sarebbe davvero una sorpresa. Ci va giù duro, eh? Che ne sapete voi? Magari ha un turbinoso passato e un figlio segreto. Salve a tutti. Stavate parlando di figli o mi sbaglio? Ah, no, stavamo chiacchierando. Memory, hai detto che volevi mostrarci qualcosa? Oh sì, è nell'hangar. Seguitemi. È impressionante. Vi piace? L'ho fatto per la nostra squadra. E brava Memory, adesso si capisce perché non hai il tempo di trovarti un fidanzato. E piantala, Ryo! Ryo ha ragione. Quindi tranquillizzatevi, non c'è nessun figlio segreto. Ah, ci ha sentito? Laveremo i piatti per mesi. Amico Shinji è sparito. Dici che è stato inghiottito dal meteorite, figliolo. Ma che sciocchezza. Tu vedi troppi cartoni animati. Ispettore! Ispettore, sono qui! Aiutatemi, sono qui dentro! Ehi, non mi pare che questo sasso abbia molto l'aria da mangiatore di bambini. Sto dicendo la verità. Dobbiamo aiutarlo ad uscire alla svelta. Non devi prendere in giro gli adulti, ragazzo. Siamo occupati, cosa credi? Non abbiamo tempo da perdere con le fantasie di un bambino. Ci mancava anche questa.
Coraggio, su, vieni, ti portiamo a casa. Ma non ho mentito. Sono stufo, ora basta. No, no, vi prego, non andate via, no! Ehi, oh, se ne sono andati! E voi chi siete? Siamo i guardiani dei sacri Yomaliti. Lefto! Il Raito! Corri, corri finché vuoi, tanto non ti servirà. È inutile, non potrai mai sfuggirci, ragazzino. Almeno finché apparterrai a questo mondo. Ma che razza di posto è questo? Che c'è? Di cosa ti sorprendi, cucciolo? Dove siamo? Prova a guardare fuori. È incredibile, siamo di fronte al Megalo Building. Abbiamo viaggiato attraverso gli Yomaliti. Che cosa? Ora avrai capito che io posso controllare a mio piacimento la dimensione all'interno dei meteoriti. Cosa volete, insomma, cosa volete farmi? È molto semplice, tu nutrirai i sacri Yomaliti. Diventerai parte di loro entro 24 ore. Naturalmente 24 delle vostre ore. Ma non è possibile. Non sei obbligato a crederci se non vuoi, ragazzino. Sappi che il tuo destino si compirà presto. I poliziotti li fanno testoni apposta. E come sempre dobbiamo essere noi a darci da fare. Insomma, che cosa c'è a quest'ora? Non potresti aspettare a dirmelo domani a scuola? Io abito lontano, devo alzarmi presto. Lo so, ma purtroppo non c'è tempo, Molly. Shinji è in pericolo. Shinji? Che cosa è successo? Che cosa? Shinji è scomparso da 24 ore. Esatto, proprio così, Ryo. E sembra che Toru, Rando e Molly siano andati a cercarlo per conto loro. Ad ogni modo, non è il tipo di bambino che scappa da casa. Comunque, per prima cosa, andiamo a casa di Shinji. Là potremmo trovare qualche indizio sulla sua scomparsa. Ah, quel ragazzo chissà com'è, ci dà sempre da fare. Temo che a quest'ora resteremo intrappolati nel traffico. Proviamo a tagliare attraverso il parco, Ryo. Guadagneremo te. Va bene. Stamattina non l'ho sentito. E così quando sono andata a vedere non c'era nessuno. Dove può essere andato? Non so, è un bravo ragazzo. Non è mai uscito da solo senza avvertire. Le sue cose sono ancora qui sulla scrivania, come se le avesse lasciate all'improvviso. Ryo, proviamo a dare un'occhiata anche sul tetto e sulla scala antincendio. D'accordo. Rispondi, ti faccio nero! Shinji, dove sei? Ehi, voi! Sono qui, aiuto! Le mie mani stanno già iniziando a pietrificarsi! Ehi, qualcuno mi aiuti! Fatemi uscire! Fatemi uscire di qui, aiuto! Accidenti! Che cosa ti succede, Ryo? Non riesco a trovare la chiave di Road Thunder. Forse mi è caduta nella stanza di Shinji. Voi andate pure avanti. Ok. Meno male, eccola qua. Ehi, mi hai fatto prendere un colpo. Eh? I meteoriti. Mi ricordo, per il compito di disegno avevo chiesto ai bambini una veduta notturna di Megalo City. Però, guardandolo bene, perché il meteorite è colorato d'azzurro? Cosa? In effetti è strano. Se è così che l'ha visto, credo che abbiamo un indizio. Ryo, diamo un'occhiata attorno ai meteoriti. Ok.
Andiamo, Thunder. Ricevuto. Mi lasci andare, non posso abbandonare Shinji al suo destino. Sta tranquillo, Rando, ci siamo noi. D'ora in poi ci occuperemo noi del tuo amico. Così hai visto questa pietra che lo inghiottiva? Sì, sì, proprio mentre brillava. Quando Shinji si è avvicinato, una strana mano è uscita fuori e lo ha trascinato dentro. Tu che cosa ne pensi, Chuck? Suppongo che si possa penetrare al suo interno soltanto quando brilla. Ho capito. Adesso potete tornare a scuola, ragazzi. Lei vuole scherzare! Rando ha ragione, signorina Anis. Noi vogliamo aiutarvi a liberarlo. Proprio così. Andiamo, non è il momento di fare capricci, ragazzi. Ci penso io a riportarli a scuola. Lascio la faccenda nelle tue mani, Anis, mi raccomando. Io invece do un'occhiata agli altri meteoriti. A più tardi. Resisti, Shinji. Presto ti farò uscire da lì. Borgeton! Forse potrei riuscire a captare i suoni dall'interno aumentando la potenza di ricerca dei sensori. Qualcuno mi aiuti. Ancora 12 ore e poi diventerò come questo meteorite. Per favore, aiutatemi. È la voce di Shinji. Accidenti! Il raggio non riesce neanche a scalfirlo! Non posso far altro che attendere che brilli ancora. L'orologio nel disegno di Shinji segnava le 9:05. Se è stato risucchiato a quell'ora, non ci rimane molto tempo. Il problema è che noi non sappiamo quale pietra brillerà per prima. Niente da segnalare, Thunder? Niente da segnalare. Abbiamo una sola possibilità. Bisogna saltare dentro la pietra che brillerà per prima. Sta brillando! È mancata poco. Se non fossi stata protetta dal Gun Warrior, sarei sicuramente finita in mille pezzi. Shinji, dove sei? Shinji! Sembra che Anis sia riuscita a penetrare nella pietra. Questa attesa mi rende particolarmente nervoso. Lo so. Ma purtroppo dobbiamo aspettare che la pietra luccichi ancora, Rio. E fino allora dobbiamo stare con le mani in mano. Resisti, Anis! Vedo che abbiamo altri ospiti. Eccoti qui, Yoma! Che temperamento umano! Dov'è Shinji? Parla, altrimenti lo troverò da sola! Davvero? E non mi importa quanti siete! Ora hai compreso la situazione? Non ho ancora finito, fenomeno da baraccone! Allora ti mostrerò come sta il tuo cucciolo! Oh no, Shinji! Tra una decina di minuti diventerà tutt'uno con lo Yomalite. Non sarà il primo e nemmeno l'ultimo a nutrire i sacri Yomaliti. Del resto anche tu fra poco seguirai lo stesso destino. È ancora presto per cantar vittoria. Che ne dici di questo? È un ologramma. Quanti sforzi inutili! Non puoi batterti contro il tempo! Non devo lasciarmi confondere. Shinji deve essere da qualche parte, qui vicino. È laggiù! Shinji! Coraggio, fatti forza! Signorina Anis! Devo mantenere la calma. Sta soltanto reagendo alla mia voce.
Ma non mi può vedere. Povero bambino. Va tutto bene, Shinji. Sono io, Anis. Tra poco ti porto fuori di qui. Ma devo cercare di sbrigarmi, maledizione. Sono sicura che in quello Yoma ci deve essere la chiave per uscire da qui. O la va o la spacca. Sei uscito finalmente! Adesso dovrai espiare la tua colpa! Dove credi di andare? Novità? Ancora niente. Oh. Anis! Purtroppo, se continua così, saremo risucchiati in un'altra dimensione. E non potremo più tornare indietro. Sparate nel centro della luce! Sparate nel centro della luce! Chuck! Sì! Ferma così. Fuoco! Ce l'hai fatta, Anis! Questa volta ci è mancato poco. Luridi umani! Da bravo, statene cuccia, non ti muovere, ammasso informe! Ma di che cosa è fatto questo essere? Allontanati da lui, Ryo! No, Chuck! Voglio occuparmene io, personalmente! Muori! Hai assistito alla fine dello Yoma. Bravo, Ryo. Che cosa? Abbiamo perso l'Eftoraito? La sequenza delle sue onde si è fermata qualche minuto fa. Riteniamo siano stati quei cyborg, signore. Sei un idiota, Felmina. Avevo espressamente ordinato che nessuno doveva avvicinarsi agli Yomaliti. Sono mortificata, signore. Sono dunque così importanti quelle pietre? L'ignoranza ti rende più graziosa. Che cosa hai detto, vecchio? Ma non capisci che quelle pietre sono la chiave per la rinascita del regno degli Yoma? Dust Jid! Signore, affido a te il comando. Voglio Megalo City sotto il nostro controllo. Sì, signore. Prima che gli umani vengano a conoscenza del significato degli Yomaliti, la mia magia deve essere libera di operare senza ostacoli. Da ora siete agli ordini di Jid. Mi sono spiegato? Sì. Finalmente ti sei svegliato, Shinji. Come ti senti? Io... cosa? Ora è tutto a posto, caro. Toru ha raccontato ai Borgman ciò che ti è successo e loro ti hanno prelevato dall'interno del meteorite. I Borgman? Ma io mi ricordo di aver sentito la voce della signorina Anis. Se Anis fosse un Borgman, allora io che cosa potrei essere? Superman? Vero, Anis? Già. Ti pare possibile, Shinji? Beh, in effetti... Ma i quattro Yomaliti continuano a svettare inquietanti su Megalo City. Qual è il loro vero significato? Thank you.
Nuovo scontro diretto con Dust Jeed, in un luogo che per me è pieno di ricordi, lo spazio porto di Megalo City. Ma ne saprete di più in Borgman 2030, il giorno più lungo di Rio.